Ciao a tutti, sono Azzurra, sono una sessuologa e oggi in questo nuovo video parliamo di fare sesso con più persone, contemporaneamente oppure no. Sigla! Siccome oggi è il mio compleanno, voglio parlare con voi di qualcosa che per me sarebbe il più grande regalo in assoluto, cioè l'affermazione della poligamia e del poliamore come modalità di incontro romantico e sessuale tipico dell'essere umano in quanto animale, quindi eticamente riconosciuta. Non so se siete d'accordo, ma parliamone insieme. Prima di continuare, però, vi chiedo di iscrivervi al mio canale perché ho notato che molti di coloro che guardano i miei video in realtà non sono iscritti ed è importantissimo per la diffusione della sana informazione sessuale che questi video possano arrivare a più gente possibile. Quindi il concetto di poliamore è molto recente. Nel 2006 viene inserito all'interno dell'Oxford English Dictionary come usanza o pratica di intrattenere relazioni sessuali o romantiche con altri partner in una atmosfera consensuale. Significa che tutti i partner sono consenzienti, sanno quello che sta succedendo, conoscono bene le regole del gioco e decidono di intraprendere una relazione di amore multiplo. Ma questa cosa è possibile? Non eravamo noi degli animali che amano in maniera esclusiva? No, l'amore, l'innamoramento e l'attrazione sessuale non sono quasi mai esclusive nell'essere vivente. Solo che noi ce lo siamo dato un po' come limite culturale, anche religioso o comunque morale. Per noi è molto importante avere accanto una persona che sia la persona con la quale condividiamo, progettiamo e cresciamo insieme la prole, così che tutte le risorse che impegniamo nella crescita del figlio siano completamente concentrate sul piccolo nucleo familiare. Ma la nostra biologia dice altro e i poliamorosi lo sanno bene. Quindi vivere all'interno di una relazione poliamorosa significa sperimentare più relazioni intime, una, due, anche di più, intime sia nel concetto di intimità sessuale ma anche nel concetto di intimità affettiva, in cui tutti i partner vedono come etica questa sperimentazione. Elemento imprescindibile è non voler limitare la libertà affettiva e sessuale dell'altro e soprattutto non mentire, essere onesti all'interno della coppia. Chi vive in relazioni poliamorose sa infatti che il concetto di tradimento è sempre dietro l'angolo. Non è che chi è poliamoroso allora non tradisce di per sé. Il tradimento avviene laddove uno dei partner della triade, della coppia, della quadrupla, mettiamola come vogliamo, inizia per esempio a sentire un'altra persona di nascosto, quindi tradendo la fiducia degli altri partner che non sono stati coinvolti nella relazione poliamorosa. Il tradimento rimane uguale a tutti gli effetti. Nel poliamore invece c'è l'onestà e la sincerità. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non ci interessano nella triade poliamorosa, quindi per esempio potremmo avere triadi formate da uomo-uomo-uomo o donna-donna-donna, esclusivamente omosessuali, ma anche uomo-uomo-donna o donna-uomo-uomo, che è uguale a quello di prima, o donna-donna-uomo. Ma quali tipi di poliamore esistono? Potremmo descriverli come la conformazione a V, la conformazione a T e la conformazione a triangolo. Nella conformazione a V ci sono tre partner che vivono insieme e contemporaneamente un'esperienza romantica, però solamente uno è quello che vive l'esperienza erotico-sessuale con entrambi. Quindi gli altri due partner in realtà non avranno un contatto erotico-sessuale. È un po' come la definizione di coppia aperta. In questa conformazione è spesso la donna che ha quindi una relazione con due uomini che tra loro non hanno nessun contatto di tipo omosessuale. E questo perché le donne invece spesso, quando c'è un'altra donna all'interno della triade, si mettono in un atteggiamento un po' più bisessuale, perché le donne sono esplorative, sono delle eteroflessibili in molte situazioni, sono un po' curiose, che è qualcosa che le mette sempre un passo avanti rispetto all'uomo nella sessualità. E non lo dico perché sono donna. Nella relazione a T, invece, ci sono i due partner della coppia primaria che decidono di aprirsi a una terza persona. Entrambi i partner, in questo caso, hanno una relazione romantica, sentimentale, erotica e sessuale con il partner poli acquisito. Anche se questa diventa una relazione vissuta in maniera esclusiva, in cui i due partner sperimentano separatamente la relazione con il poli. Inoltre, nella conformazione a T, la coppia iniziale rimane quella
primaria. Il terzo è appunto un terzo che si inserisce in un secondo momento. Diversa ancora è la conformazione che potremmo definire a triangolo, dove tutti sono abbastanza sullo stesso piano, nel senso che ogni partner, immaginate i partner ai vertici del triangolo, ha a che fare con ciascun altro partner, sia dal punto di vista romantico e sentimentale che dal punto di vista erotico e sessuale. E questo può accadere non in maniera esclusiva, ma contemporaneamente. Il rispetto reciproco è importantissimo nelle relazioni poliamorose. Solitamente si riscontra sempre più un orientamento bisessuale nei partner, ma l'aspetto più importante è quello della fluidità. La fluidità ci dà molto la sensazione del rispetto. I partner giocano all'interno della triade e sono delle persone che in maniera molto fluida riescono a comunicare il loro desiderio sessuale e riescono a viverlo mettendo da parte quella che è l'emozione tutta umana della gelosia. Ma si può essere non gelosi in una relazione poliamorosa? Io vorrei sapere tu cosa ne pensi, se l'hai mai vissuta o se conosci qualcuno che vive il poliamore. Ti saluto, fammelo sapere nei commenti, ciao a tutti e arrivederci al prossimo video.